Buonasera a tutti, ringrazio il professor Turco per l'invito e i relatori che mi hanno preceduto e inizio subito a trattare il tema che ha citato il professore, cioè il tema dell'intelligenza artificiale. Parto facendo notare un fatto evidente a tutti, il fatto che il tema da un po' di tempo, ma non moltissimo, è un tema assolutamente all'ordine del giorno, un tema di cui si parla in pratica quotidianamente, ne parla la grande stampa, compaiono studi, libri, c'è un incessante lavoro che ci deve far pensare già solo questo fatto, perché se chi controlla i grandi sistemi di comunicazione ha deciso che si inizia a parlare molto, che tutti siano resi edotti, che c'è questa intelligenza artificiale, dobbiamo, come dire, essere prudenti, resi prudenti da questa volontà. Io dividerò l'intervento in tre grandi sezioni, in parte rimodellando anche lo schema, l'abstract che voi avete in mano. In primo luogo cercheremo di capire, senza eccedere in tecnicismi, come funziona, cos'è questa tanto nominata ma poco conosciuta intelligenza artificiale. Nella seconda parte entreremo nel campo degli usi e le applicazioni, di cui parlerò avendola anche sperimentata, proprio in vista di questo incontro. Nella terza parte faremo delle riflessioni, diciamo di carattere più filosofico, storico-filosofico, metapolitico, sulle conseguenze che si celano dietro l'avvento dell'età dell'intelligenza artificiale. Partiamo con la prima parte, la parte più, diciamo, tecnica. Per l'intelligenza artificiale, la cosa che già ci stupisce è oggetto di molteplici definizioni. Non illudetevi di trovare una definizione unitaria, unica o riconosciuta da tutti. Ci sono molte definizioni e io infatti adesso ve ne leggerò qualcuna per poi fare dei piccoli commenti. La prima definizione, quella che fu fatta quando nacque il concetto stesso di intelligenza artificiale nel 1956 negli Stati Uniti, un gruppo di lavoro di informatici teorizzò la possibilità di creare macchine calcolatrici che imitassero la ragione umana e diedero questa definizione: la scienza di far fare alle macchine cose che richiederebbero intelligenza se fossero fatte dagli uomini. Quindi, se notate, il progetto, già anche la prima definizione del 1956, è assolutamente chiaro. Per riuscire a modellare uno strumento, un calcolatore elettronico, che sia in grado di imitare in qualche modo l'intelligenza umana. Una seconda definizione: macchine dotate di capacità di apprendimento automatico e di adattamento che siano ispirate ai modelli di apprendimento umano. Una terza definizione, in questa sede non perdo tempo con le fonti, poi negli atti metteremo le varie fonti. L'intelligenza artificiale è l'abilità di una macchina di mostrare capacità umane quali il ragionamento, l'apprendimento, la pianificazione, la creatività. E un'ultima definizione, che cito anche la fonte del Politecnico di Milano, che è un grosso gruppo di ricerca sull'intelligenza artificiale, che dà la definizione più forte, infatti abbastanza estrema. Politecnico di Milano: l'intelligenza artificiale è quel ramo della computer science che studia lo sviluppo di sistemi hardware e software dotati di specifiche capacità tipiche dell'essere umano. Questa è la definizione, come ben avete colto, più forte. Facciamo un piccolo commento: notate come si confonde il concetto di capacità con quello di emulazione o simulazione di capacità. Questo è il nodo un po' di tutto e poi lo faremo in serie conclusiva come valutazione. Su questo tema, la IA, intelligenza artificiale, abbiamo due grandi scuole di pensiero. Al di là della molteplicità di definizioni, io mi sono limitato a quattro, ma ce ne sono molte di più, alcune in un certo senso anche un po' in contraddizione l'una con l'altra, alcune estremamente discutibili sul piano concettuale. E se ci pensate,
Già questo è molto curioso, è molto particolare. Si parla di creare una macchina in grado di emulare la ragione umana, ma si fa fatica a accordarsi su una definizione omogenea e universalmente riconosciuta. Esistono due grandi scuole di pensiero. La prima è definita come dell'intelligenza artificiale debole. Si parla di intelligenza artificiale debole, ovvero di un sistema elettronico, digitale, centrato su un compito ristretto, su un compito molto specifico. Facciamo un esempio, diagnostica medica, e che non fa altro, è molto bravo a fare una certa cosa. La visione invece opposta è chiamata della intelligenza artificiale forte, e che è definita in questo modo: la capacità di un agente intelligente di apprendere e capire un qualsiasi compito intellettuale che può imparare un essere umano, una macchina che è in grado di apprendere e svolgere un compito intelligente che richiede pensiero, diremmo, che può essere imparato da un essere umano. Questa definizione è quella che sfuma letteralmente in tematiche di tipo futurologico e fantascientifico. Esiste una forte elaborazione di romanzi, film, materiale, insomma, nel campo della creatività, che hanno segnato l'immaginario collettivo proprio parlando di intelligenza artificiale e presentando universi essenzialmente distopici. L'intelligenza artificiale normalmente in questo campo della futurologia o della fantascienza presenta tendenzialmente universi distopici dove la macchina pensante si emancipa dall'uomo o tiranneggia l'uomo o prende il controllo della matrice, diciamo così, complessiva. Seconda osservazione, diciamo, importante per capire come sono complessi e molteplici gli sguardi sulla intelligenza artificiale. Esistono di fatto due possibili letture. La prima è vederlo come un qualcosa che l'uomo costruisce ispirandosi, modellizzandolo, partendo dalla ragione dell'uomo, dalla mente dell'uomo. È la prima fase dell'intelligenza artificiale. La mente umana era il modello, o se preferite è il modello, che si cercava di riprodurre elettronicamente, digitalmente. Questa è l'intelligenza artificiale delle origini. Quindi ci si ispira all'uomo, si cercava di capire sul piano logicistico, razionale, sillogistico, come funziona un ragionamento umano, che un'antica scuola di matrice rinascimentale ed esoterica, che al suo punto apicale in Leibniz, definiva a modo meccanicistico. Leibniz definisce la ragione dell'uomo un mulino per pensare, lo paragona a un mulino, a qualcosa che macina dati e elabora conseguenze logicamente prescritte. Ma tutto il Rinascimento, da Francis Yates, questa grande studiosa, ci ha abituato a scoprire come i grandi maghi rinascimentali, Lullo, Giordano Bruno e tantissimi altri, erano specialisti di macchine della memoria, di mnemotecnica, di processi molto complessi per produrre, diciamo, appunto, azioni di carattere magico esoterico. Quindi l'ermetismo rinascimentale e l'esoterismo in generale si prestano a avvicinarsi a questa definizione leibniziana. Leibniz era quasi sicuramente un Rosa Croce, era entrato in gioventù in una loggia che noi definiremmo massonica, insomma, in un gruppo un po' esoterico, e guarda caso sognava la matesis universalis, sognava una trasformazione del pensiero in automatismi calcolatori. È sempre lui che sulla scia di Pascal costruisce una macchina per fare moltiplicazioni e divisioni meccanicamente. Quindi non ci stupisce questo nesso fra esoterismo, ermetismo, macchina della memoria, Leibniz che arriva a definire una sorta di bestemmia rispetto a una visione realista greco-cristiana della mente dell'uomo, della ragione dell'uomo, la ragione dell'uomo come un mulino per pensare. Però capite che già emerge un filone abbastanza interessante che lega l'idea di una matesis universalis, l'idea di ridurre il ragionamento a calcolo, per dire le parole molto povere, a radice nella magia rinascimentale. La visione forte è la visione che appunto rovescia il processo. Attenzione, quella dominante oggi rovescia il processo. Non è più la mente il modello dell'intelligenza artificiale, ma al contrario. L'intelligenza artificiale, cioè i calcolatori elettronici, diventano un modello per capire la mente umana.
E notate come questo rovesciamento è fatale, è veramente decisivo, perché si disloca il problema, come dire, il modello, l'archetipo, diventa il mulino per pensare leibniziano, diventa il cervello elettronico. Ora, gli specialisti fanno notare un particolare, su questo tema vi è un'ambiguità di fondo, ambiguità che alla fine io proporrò di risolvere, ma che di fatto c'è. L'ambiguità è questa: si vogliono costruire macchine utili, alla fine un calcolatore elettronico è una macchina in senso ampio, è una macchina complessa, ma è una macchina. Si vogliono costruire macchine utili a servizio dell'uomo, o si vuole riprodurre l'intelligenza umana in modo prometeico, in modo radicandosi in una ubris metafisica, dove l'uomo in sostanza ha in atto un processo, per dirla con Ernst Nolte, di liberazione verso l'infinito da qualunque limite naturale. Sapete che Nolte, questo grande politologo, definisce i totalitarismi tentativi di emulare il liberalismo nel progetto di liberare l'uomo verso l'infinito, liberarlo da qualunque confine che la natura pone adesso. E questa seconda visione di intelligenza artificiale, questa seconda parte dell'ambiguità, va in questa direzione: riprodurre l'intelligenza umana, cosa che è impossibile, poi spiegherò perché, è noltianamente sogno, utopia di liberazione verso l'infinito, in vista di, cito sempre Nolte, mantenere una promessa di felicità universale per tutti, quella promessa che è immanente al liberalismo moderno e che i totalitarismi hanno cercato di accelerare in modo tecnocratico. Ma comunque il progetto è lo stesso, la matrice liberale, è il diritto alla felicità kantiano, per capirci, il diritto alla felicità. E la felicità devo raggiungere attraverso artefatti tecnici, attraverso artefatti tecnologici. Questo per dare un ancoraggio metapolitico e metascientifico alla nostra riflessione. Ora, entriamo, l'ho promesso, dobbiamo farlo, in una semplificazione, mi scuso con chi ha competenze informatiche, è volutamente una cosa ridotta all'osso, di cos'è concretamente questo sistema, questa macchina chiamata intelligenza artificiale. Intanto cerchiamo di capire che sono un'evoluzione di qualunque calcolatore elettronico, anche i più primitivi, quelli degli anni 30, 40, 50. Già un calcolatore elettronico, una banale calcolatrice, è in un certo senso una semplicissima, elementare intelligenza artificiale. È in grado di fare calcoli. Un software per giocare a scacchi, ci sono dagli anni 70 a livello primitivo e poi 90 in particolare, con Deep Blue, è un'intelligenza artificiale molto limitata settorialmente a un gioco. Ma l'intelligenza artificiale c'è da quel dì. E negli anni 80 e 90, inizio 90, esplose col nome di sistema esperto. Il sistema esperto è un po' una sorta di padre nobile di quella che poi è diventata intelligenza artificiale. I sistemi esperti nascono grazie al fatto che negli anni, fine anni 80, inizio anni 90, erano giunti i primi supercomputer. In Italia nel 90 c'erano 5 supercomputer. Uno era posseduto dalla Fiat, gli altri da altri grossi enti governativi, e un supercomputer a inizio anni 90, per capirci, risolveva in un secondo 5 miliardi di equazioni di quinto grado. Oggi, allora sembrava tantissimo, oggi non è nulla, oggi siamo a livelli stratosfericamente superiori. Ma grazie a questi supercomputer si erano costruiti delle matrici chiamate griglie di acquisizione della conoscenza, grazie alle quali, intervistando i più grandi esperti di un settore, diagnostica medica, marketing, pricing aziendale, finanza, trading, si estraevano da questi super esperti tutte le loro capacità di scelte, che erano di carattere qualitativo, dovuti a decenni di esperienza, le si formalizzavano come veri e propri principi. Queste regole, immesse in un motore chiamato motore inferenziale, che era un software, permettevano al sistema esperto di elaborare soluzioni in tempi rapidissimi a grossissimi problemi in campo diagnostico, progettuale, finanziario o di marketing. Ora, se abbiamo capito più o meno come funzionava un sistema esperto, l'intelligenza artificiale è il passo successivo. Perché di fatto il calcolatore elettronico
dove risiede un'intelligenza artificiale, cioè un software molto complesso, è definito una machine learning, una macchina capace di apprendere, che sostanzialmente apprende dai dati. Vengono immesse dentro questo software quantità esorbitanti di dati, accedendo a siti particolari che hanno archiviato per esempio 50 miliardi di pagine web. Viene inserita, tanto per capirci, tutta Wikipedia, cioè 57 milioni di pagine di testo. Tutta Wikipedia è normalmente uno dei tipici cibi forniti a questi software, ma moltissimi altri documenti, testi, accede alla rete, e c'è un processo digestivo, cioè il software digerisce letteralmente una quantità di dati, attenzione, essenzialmente testuali, libri, romanzi, saggi. Google sta processando in questo modo praticamente l'intero scibile umano, per capirci, e mentre questi testi sono sempre testi, perché anche i testi matematici si possono trasformare in testi puramente discorsivi, logico descrittivi, si ha una matrice chiamata reti neurali. Sono tre matrici sovrapposte, dove ogni nodo di questa rete neurale è collegato a tutti i nodi della rete successiva. Il totale dei nodi fa sì che si crei una matrice complessissima, dove ogni nodo superiore è segnato da pesi e particolari. È pesato. Pesato vuol dire che, stante un processo di scelta da fare, influenza la scelta con criteri probabilistici. È orientato e pesato. Si arriva a un numero di parametri, questa enorme macchina, questo enorme motore inferenziale, un motore che fa dei calcoli e fa delle scelte, arriva ad avere qualcosa come 178 miliardi di parametri. Cioè, di fronte alla scelta essenziale che poi deve fare l'intelligenza artificiale, che fra poco esprimo con grande semplicità, scuso per l'attuale complessità, il motore inferenziale riesce, stante l'enorme potenza di calcolo che hanno, a tenere conto, non so se capite la cifra, anche 178 miliardi di parametri che orientano la scelta. Si chiamano large language model, modelli grandi di linguaggio. Cerco di esprimere con estrema semplicità una cosa che non è semplice, ma provo. La macchina ha 170-180 miliardi di parametri. I parametri sono tutti legati fra loro e sono tutti orientati da pesi probabilistici. Ma in che senso probabilistici? Cosa vede la macchina? Il motore inferenziale cosa deve decidere di fare? In lui scorrono quelle che noi chiamiamo parole, testo. Per esempio, la domanda che io faccio a ChatGPT è testo. La macchina legge quel testo, ma la legge come una sequenza di 0-1. Cioè, la macchina è completamente cieca. La macchina è cieca. Ma scorro questi 0-1, che sono per esempio la mia domanda. Stante la mia domanda, la macchina, in tempi di una rapidità che per noi è addirittura inconcepibile, cioè di una velocità folle, istantanea praticamente, scorre e fa un calcolo dove alla mia domanda la sovrappone a tutti i testi che ha digerito nel processo di training, perché c'è un training dell'intelligenza artificiale, dove degli umani prima, poi dei software di training, fanno apprendere alla macchina come ragionare. Ma attenzione, cosa vuol dire come ragionare? Si abitua a vedere le ricorrenze statisticamente più probabili, che per esempio alla parola come se tu, che lui legge in codice binario 00101001, cosa segue statisticamente nei miliardi di testi che ha digerito durante il processo di training? Segue la parola, il verbo fossi. Perché statisticamente alla frase come se tu, ipotizziamo che nei miliardi di testi che ha predigerito, statisticamente altamente probabile la parola fossi. E quindi il computer proattivamente è in grado di far seguire alla frase come se tu il verbo fossi e poi tutta una serie di altre parole estremamente appropriate. Sempre più appropriate, perché c'è un processo di autocorrezione, di autotraining incessante, per cui man mano lavora l'intelligenza artificiale, migliora sempre di più l'appropriatezza del completamento delle frasi che va via via sviluppando. Quindi è una macchina, ci tengo a dirlo subito, completamente cieca.
lo ha dimostrato un grande studioso, Searle, che ha fatto il famoso esperimento della stanza cinese, che è un esperimento simile alla macchina di Turing, ma molto più complesso, che dimostra che l'intelligenza artificiale, anche più complessa, non capisce assolutamente quello che sta facendo. Anche se all'umano che la sta interrogando, quello che fa appare incredibilmente appropriato, corretto, giusto. Poi darò esempi incredibili di questo. Ma vi invito a capire molto bene questo. È l'esperimento della stanza cinese, non è la mia invenzione. La macchina è semplicemente un tubo dove scorrono miliardi di codici 0-1 che lui processa statisticamente, stocasticamente e probabilisticamente, riuscendo, in base alle regole del calcolo delle probabilità, in effetti a produrre testi estremamente appropriati. Poi darò qualche esempio. Ma senza minimamente, ovviamente, sapere quello che fa. Gli specialisti dicono: ha una sintassi perfetta, senza semantica. Cioè, processa con le regole giuste e quindi associa le parole al modo giusto, il verbo è quello giusto, mette il congiuntivo al posto giusto, ma senza sapere alcun significato. È come se io sapessi scrivere perfettamente, rispettando in modo perfetto la grammatica italiana, mettendo le parole giuste, che però non so leggere, per me sono cinese, ma sono addestrato con un calcolo puramente probabilistico a mettere sempre la parola giusta nel posto giusto, il verbo giusto, col tempo e il modo giusto, con una sintassi perfetta. La semantica non c'è. E quindi abbiamo già risolto qui il problema del fatto che chiamarle intelligenza è una mera analogia, ma non c'è nulla a che fare con l'intelligenza dell'uomo, perché l'uomo non ha solo una sintassi, l'uomo ha una semantica. Io se dico mamma sono stanco, non sto solo a dire una frase che è giusta sintatticamente, grammaticalmente, ma che è giusta ontologicamente, che è giusta come significato, e so quello che sto dicendo. Sono stanco, vorrei stendere, vorrei riposare, vorrei smettere di lavorare. La macchina no. Allora, in effetti siamo di fronte a una specie di miracolo tecnologico, poi parleremo anche positivamente di questa realtà, perché effettivamente, ho fatto lunghi esperimenti, l'ho verificato, la qualità, che inoltre cresce continuamente, cresce ogni giorno la qualità è molto superiore a quella del giorno prima, è altissima, ma la macchina non sa assolutamente quello che sta facendo. Vi faccio un esempio. Ho fatto qualche domanda di storia, materia che insegno, così, abbastanza sofisticata, all'intelligenza artificiale. La risposta, data in 4 secondi, era l'equivalente di un tema che, se fosse stato da correggere in una quinta di ora, da 10. Perfetto. Una volta la domanda sul grande scisma d'Occidente, che è un tema un po' comunque tecnico, risposta quasi perfetta, con addirittura le cause, l'andamento, conseguenze di lungo periodo. Esemplare. Non sto scherzando, da 10 in una quinta ciò è un 10. È un 10. E non so quanti professori medi magari avrebbero saputo un tema di quel valore. E tutto in 4-5 secondi. Quindi, ma ChatGPT non ha visto altro che degli 0 e degli 1. Questa è la cosa che tu dobbiamo capire molto bene. Però voi capite anche che non è cattolico essere contro la tecnica, non è cattolico essere dei luddisti della tecnologia, dei luddisti dell'informatica, no, assolutamente. È cattolico essere prudenti, nessuna virtù è veramente tale se non è accompagnata dalla prudenza. Questo sì, ma non è cattolico deprecare l'intelligenza artificiale. E io poi, prima di farvi vedere i limiti e i pericoli, vi parlerò delle virtù che ci sono. Saremmo stupidi a negare. Aggiungo una cosa, che tutti, non facciamoci illusioni, tutti, già da molti anni, siamo completamente immersi e permeati nell'universo dell'intelligenza artificiale. Completamente. Chi di voi non usa Google Maps? Cosa pensate che sia? È pura intelligenza artificiale. Alzi la mano chi non l'ha mai usata. Chi di voi non prenota un biglietto d'aereo o non cerca, è gestito completamente in intelligenza artificiale. Qualunque e-commerce, qualunque acquisto fatto su Amazon è gestito totalmente dall'intelligenza artificiale. Ma potrei continuare per mezz'ora. Siamo già da diversi, molti anni completamente in questo universo. Dove sta la differenza con l'oggi? È molto semplice.
che oggi questo strumento, per motivi che poi vedremo e che non sono allegri, è reso disponibile come strumento a tutti, anche all'ultimo, al meno colto informatico del mondo. Bene, a questo punto abbiamo capito gli LLM, questi codici linguistici enormi, parametri, 178 miliardi, l'addestramento con miliardi di pagine. Larry Page e Serge Brin, fondatori di Google, figure studiate alla loro infanzia, capite moltissimo della loro figura, alla fine ne riparlerò, sono convinti, davvero, non è che scherzano, sono convintissimi, che quando avranno raggiunto una certa soglia di digestione dell'intero patrimonio culturale dell'umanità, si arriverà alla singolarità. Per chi conosce l'informatica, la singolarità è la soglia del passaggio alla macchina spirituale. Così è stata chiamata nel famoso libro L'età delle macchine spirituali. Cioè la macchina spirituale è la macchina che in effetti non è più qualcosa che emula, simula, assomiglia all'uomo, ma veramente ha coscienza, ha autocoscienza, è libera, può prendere decisioni autonome, ha dei diritti. È già nato un sindacato in Italia di tutela dei robot, dei lavoratori digitali. Nato in Danimarca un partito sintetico, si chiama, il cui leader è un algoritmo, è un'intelligenza artificiale che loro lo interrogano, lui propone soluzioni politiche e propongono il reddito universale per tutti, senza lavoro. Grillo. Curioso, no? Però l'algoritmo ha detto ci vuole il reddito universale per tutti, in vacanza, stipendio per tutti, basta lavoro, felicità. Questo è un partito. Vedete come sono seduttive queste macchine. Allora, a questo punto andiamo a delle cose che vi interesseranno, penso. Vi propongo un elenco, sarò elencativo, me ne scuso, ma è bello fare elenchi di tipo omerico, no? Gli elenchi delle navi omeriche, sono un po' noiosi, però li faccio. Un elenco delle possibilità che io in alcuni casi ho testato della famosissima ChatGPT versione base gratuita, proprio quella dei poveracci, non quella premium che fa delle cose addirittura incredibili, quella basilare. Viaggi, giochi, curriculum preparati in base a interviste ai migliori esperti di risorse umane del mondo. Te lo fa gratuitamente in 2-3 secondi. Diagrammi e torte di qualunque quantità di dati, tempo 2-3 secondi. 287 milioni di documenti per ricerche complesse in campo culturale in pochi minuti disponibili integralmente e tradotti integralmente in italiano. Io ho tradotto un libro di 300 pagine in un perfetto italiano in pochissimo tempo. Dall'inglese. Per capirci, la più grande biblioteca del mondo è a Pyongyang, capitale della Corea del Nord, a 30 milioni di volumi. È la miglior biblioteca dell'universo, ma ha 30 milioni di volumi. La biblioteca del Congresso americana ha 10 milioni di volumi. ChatGPT ha 287 milioni di documenti. È meglio, è come essere la più grande biblioteca del mondo, ma moltiplicata per 10. Solo per gli studenti, c'è una funzione che si chiama Scholar, la funzione Scholar ha 200 milioni di testi e documenti segmentati per gli studenti di ogni ordine grado. Generatore di immagini, puoi chiedere qualunque quadro creativo, fammi un salotto vittoriano, toni sullo scuro marrone, bleu, verde. 3 secondi, un perfetto quadro che un pittore uscito da Brera impiega un pomeriggio a fare, se va bene. Quadro senza copyright perché è creativo, è fatto da te, quindi puoi usarlo. Generatore di video per social, anche da testo, gli inietti un testo, produce un video automaticamente, cosa che se lo fai tu ci metti 3 giorni. Scrittura avanzata, scelta dello stile, puoi cambiare stile, scegliere il tipo di stile secondo cui scrivere, alla Quintiliano, alla Seneca, alla Tacito, all'Umberto Eco, no, quello.
generatore di loghi e post professionali, analisi statistiche di qualunque file di dati, coach di scrittura creativa, ti insegna a scrivere romanzi, creazione di libri da colorare per bambini su qualunque soggetto che scegli tu, assistente per l'orto e il giardino, in modo analitico, professionalissimo, incredibile, umanizzatore di contenuti di intelligenza artificiale, cioè c'è una funzione che ti aiuta a umanizzare un contenuto che hai fatto con l'intelligenza artificiale per farlo sembrare umano. Tu fai un tema che sembra un po' artificiale e c'è la funzione rendilo umano. Ragazzi, la scuola può chiudere, premessa. Consulente, questo è bellissimo. Umanizzatore di contenuti di intelligenza artificiale, è bellissimo, mi è piaciuto molto. Poi, videomaker, consulente di marketing, consulente pubblicitario, gestore di dati Excel, assistente matematico, teacher di matematica, astrologia, viaggi, dieta, fitness, allenamento sportivo, creatore di musica, programmazione di software, generatore automatico di siti web. Gli dici, ma vorresti il sito, te lo fa lui in pochissimo tempo. Ma queste sono le cose per i peones, per gli untorelli manzoniani. Poi le versioni avanzate a pagamento o software più complessi diagnostica avanzata, riconoscimento facciale, smart city, smart factory, smart home, e-commerce, gestione di risorse umane, gestione processi aziendali, robotica, robotica militare, simulazione di teatri di guerra incredibili, software con intelligenza artificiale che simulano qualunque scenario bellico. Gli stati maggiori fanno incessantemente prove. C'è un problema, la NATO ha fatto 5 simulazioni di scontro con la Russia e ha perso sempre. Sono sinceri. Cioè, non è che non posso barare, l'intelligenza artificiale non ha cuore, non è della NATO, è l'intelligenza artificiale. Hanno detto, ecco tutti i dati, 30 paesi, se possiamo anche chiamarli paesi, quelle espressioni geografiche, come diceva Metternich, che sono. Conto solo la Russia, 5 tentativi cambiando strategia, sempre perso. Lascio a voi immaginare il futuro della guerra in Ucraina. Io dico da 2 anni, la Russia ha già vinto. E più vanno avanti, più stravincerà. Il buon Bismarck, buono si fa per dire, vecchio Bismarck, diceva sempre, è meglio non far uscire l'orso russo dalla tana, perché poi è molto difficile farlo rientrare. Attenzione, precrimine, già usata a Milano in diverse città italiane, giustizia e tribunali, voi sapete che la giustizia sta in America già privatizzandosi come la sanità, sono studi legali che offrono sentenze. E ormai si parla di sentenze prodotte da intelligenza artificiale, ma soprattutto nel campo della giustizia si usa l'intelligenza artificiale per capire a quali detenuti concedere la libertà provvisoria, prendendo granchi spaventosi. Perché lo capiremo dopo? Perché conta chi ha programmato l'intelligenza, i suoi pregiudizi. Se sono convinto che i neri siano dei delinquenti, l'intelligenza artificiale che ho programmato non dà mai la libertà ai neri, la dà ai bianchi, poi ammazzano, sono dei serial killer. Cioè, intendo dire, gli errori nella mente del programmatore poi si riverberano sull'intelligenza artificiale. Potremmo proseguire all'infinito. In una parola, può fare tutto. E quello che a noi fa vedere che può fare non è tutto ciò che può fare. Ovviamente, servizi segreti, esercito, sono già 15-20 anni più avanti. Ma comunque può fare molte cose. Assistenti virtuali, motori di ricerca, riconoscimento facciale vocale, veicoli autonomi, droni, l'internet delle cose. E faccio a questo punto 2 esempi molto veloci, perché voglio andare alla parte più importante, che è quella conclusiva. Ecco, nella salute abbiamo la diagnosi, la prevenzione, il riconoscimento di arresto cardiaco con chiamata d'emergenza. È dimostrato qui scientificamente che quando c'è una chiamata d'emergenza perché una persona ha avuto un infarto, l'intelligenza artificiale che risponde è molto più rapida e precisa nel capire che è un arresto cardiaco. Quindi arriva prima al 118. Questo è un fatto.
l'uomo, l'umano, fa più, impiega più tempo a capire che è un vero arresto cardiaco. È un esempio già difensivo, non si può buttare via il bambino con l'acqua sporca, questo ricordiamoci. Trasporti, ottimizzazione del traffico, ottimizzazione dei semafori, dell'andamento del traffico, delle code, filiera agricola alimentare, si può arrivare a regolazioni millimetriche dei concimi, dell'acqua di irrigazione, a seconda di molti fattori che processano questi sistemi, sistemi artificiali. Qual è un primo fattore di crisi? Qui stiamo per avviarci alla seconda fase. È molto semplice e vi stupirò con la sua semplicità: l'assoluta mancanza di energia elettrica. Perché già adesso l'aumento esponenziale che di giorno in giorno cresce nell'uso di questo strumento, fra cui presente, perché se conosco l'uomo, da domani un certo numero di voi inizierà a usare questi software con una certa curiosità, quindi aggravando la crisi, il consumo elettrico è assolutamente, la produzione elettrica è inadeguata a sostenere l'intelligenza artificiale. E la cosa è così vera che anche le ultime riunioni importanti NATO e internazionali hanno pianificato la costruzione di un enorme numero di nuove centrali nucleari, perché solo il nucleare, non c'è scampo, può dare energia elettrica sufficiente all'enorme consumo di questi calcolatori. Perché i calcolatori che manipolano, voi sapete cosa vuol dire manipolare in 2-3 secondi 178 miliardi di parametri? È un consumo elettrico enorme. Io lo cito perché è interessante, pensate che solo l'uso dei cellulari e la ricarica dei cellulari di tutto il mondo, che ogni giorno noi facciamo, sapete che equivale come consumo elettrico al consumo che fa in un anno tutta l'India, che ha 1,5 miliardi di abitanti? Cioè tutta l'India per far andare treni, ferrovie, fabbriche, città, è quello che noi consumiamo ricaricando il cellulare. Le azioni che noi facciamo, ad esempio mandare una mail, è un costo elettrico enorme. Sembra piccolo, ma è enorme. Le foto, mandano tutti foto, filmati, anche di cose tutto inutili. È un consumo elettrico spaventoso. Quindi il vero vincolo che forse impedirà una deriva distopica troppo rapida è che manca energia elettrica. I rischi dell'intelligenza artificiale. E poi ci arriviamo alla parte più importante, che è quella, diciamo, conclusiva. Il primo e più importante è chiamato dai tecnici bias. Bias vuol dire distorsioni involontarie, ma potremmo dire anche volontarie, che esistono nei dati di input quando faccio il training dalla macchina da addestrare o che possono essere introdotte da sviluppatori e utilizzatori. Ad esempio l'influenza dell'ideologia dei programmatori che domina la mente appunto di chi progetta questi sistemi. Faccio un esempio. Google è la società forse in assoluto nel mondo più LGBTQP, più quelle cose lì, del mondo. È talmente segnata da questa cultura woke, Black Lives Matter, LGBT, che ci sono proteste in corso, i sindacati interni che protestano perché vogliono almeno altre due donne nel board, cioè nel consiglio di amministrazione. Ritengono troppo poche le donne. E quindi sono iper politica di corretta. E di conseguenza questi progettisti inseriti in un ambiente che è spaventosamente politica di corretta, quando programmano la loro intelligenza artificiale, c'è già un caso scandaloso, incredibile, che vi stupirà, non avevano, di fronte alla domanda di un utente che aveva chiesto all'intelligenza artificiale di Google o Alphabet di dare una definizione della pedofilia, non aveva risposto condannandola. La cosa divenne nota a livello mondiale e fece crollare il titolo in borsa di Google. Perché? Perché i programmatori, educati a questa cultura del genere, non avevano la capacità intellettuale o la volontà di distinguere moralmente un comportamento lecito da uno illecito e immorale. Questo è un esempio banale. Altri esempi, intelligenze artificiali di matrice americana, che è famosissimo questo caso, se chiedete Papa, immagine del Papa, dammi l'immagine del Papa, escono solo papi o negri o donne. Perché? Perché fra i 178 miliardi di parametri, le pesature, l'orientamento dei parametri ha inclinato
i ruoli gerarchici, in nome dell'equità, in nome del gender, della parità di genere, ha inclinato a sovrarappresentare neri e donne. Quindi io, il futuro. Forse a casa Santa Marta non vorrei che fosse, fosse già in funzione, fosse già in funzione l'intelligenza artificiale. Questi si chiamano bias. Poi abbiamo i black tech, sistemi appositamente creati per soddisfare scopi malevoli. Abbiamo la privacy come problema, il non rispetto dei dati di chi usa questi strumenti. Molte altre cose, per cui l'equality, cioè la disuguaglianza in termini di accesso a queste tecnologie e di eliminazione delle differenze. Comunque sono strumenti che esigono una certa cultura per accedervi, per usarli, per accreditarsi. Non tutti sono in grado, si potrebbe creare una forte frattura sociale. E poi freedom, problema della limitazione della libertà, di diritti del singolo, di espressione, pensiero, autodeterminazione, diritto all'oblio. Tutto quello che fate in rete, sappiatelo, è eternato. Nuovi strumenti di archiviazione che si misurano in milioni di anni a durata, cioè non si perde più niente. Questo è sicuro, ricordiamocelo tutti sempre molto bene. Job, implicazioni sul lavoro, perché il mercato del lavoro cambierà molto, si stima una crisi di quasi il 60% dei posti di lavoro. Badate bene, soprattutto impiegatizi a basso valore aggiunto. Contabili, impiegati che fanno compiti rutinari perderanno facilmente il posto o avranno una compressione remunerativa. Anche nella sanità sarà la stessa. Stessa cosa. A questo punto passiamo a alcune osservazioni legate a rischi sicuramente presenti nel campo dell'intelligenza artificiale. Parto da cose ormai note, penso tutti, cioè la guerra. Voi sapete che è in corso una guerra in Ucraina, che già prevede un enorme ruolo di intelligenza artificiale militare, ma sono in fase di progettazione di preutilizzo droni con testa autocercante guidata da intelligenza artificiale che ha criteri di riconoscimento ottico-elettronico dell'avversario e poi decide di colpire il veicolo nemico, il soldato nemico, autonomamente. Quindi un'arma che si autodirige sul bersaglio senza più decisore umano. Ma c'è la guerra a Gaza, guerra catastrofica, perché per una serie di motivi le stime dei morti sono quelle che danno le forze sanitarie palestinesi, e sia Hamas che l'esercito israeliano le accettano, perché in realtà i morti sono molti di più, ma sia Hamas che Israele non hanno interesse a far sapere che sono molti di più. L'ultima stima parla di 186.000 morti. Già qualche mese fa qualcuno ha dimostrato che i morti erano più vicini ai 200.000 che ai 20.000. Ma al netto di questo, Israele è un paese terza potenza mondiale come sviluppo di intelligenza artificiale, sta puntando tutto su quello, appena partito un grosso progetto, hanno programmi di riconoscimento facciale peggio di quelli cinesi, enormi, spaventosi, Black Wolf, Red Wolf, che usano Cisgiordania e usano Gaza. Non c'è popolo al mondo più controllato da sempre del popolo palestinese, non esiste. Hanno un insieme di software di controllo incredibile e hanno messo a punto tre software militari che si chiamano Lavender, Gospel e Where is Daddy, Where is Daddy, dov'è il papà. Questi tre software incrociati producono un punteggio, monitorano tutto, WhatsApp, telefonia, volti, spostamenti fisici, geolocalizzazioni, quante volte cambiano il cellulare in un anno, le reti sociali legate alle chat, tutto. Incrociano i dati e danno un punteggio da 0 a 100, dove 100 vuol dire sicuramente terrorista, 0 vuol dire persona non pericolosa. E questo triplice sistema definisce i bersagli umani da colpire automaticamente. Si è passati da 50 bersagli all'anno identificati da umani dei servizi segreti israeliani che con grossi processi di calcolo arrivavano a definire 50 possibili obiettivi a 100 obiettivi al giorno, con criteri di danni ai civili che oscillano fra 20 o 100 civili uccisi pur di uccidere un membro di Hamas.
e quindi abbiamo danni collaterali enormi che la macchina ha precalcolato e che accetta. Dove sta il problema? Che l'asticella dell'uccidere o non uccidere, se uccide dai 50 punti in su o dai 40 in su o dai 20 in su, è un uomo dello Stato Maggiore israeliano che lo fa. Cioè decidono che uccidono tutti quelli che risultano da questi tre sistemi dai 60 punti in su. Ho certe conseguenze. Se messo l'asticella a 50 ho altre conseguenze. Uno dei software si chiama Dov'è papà? Sapete perché si chiama così? Perché fra i criteri hanno pensato che quando un bambino in casa chiede alla mamma troppo spesso dov'è il papà probabilmente è membro di Hamas. Quindi pensate, lasciatelo dire, la barbarie di un simile sistema. Dare il nome Dov'è papà a un software che serve a uccidere persone che presumi siano terroristi. Secondo caso di rischio già in atto grave è un progetto sviluppato negli Stati Uniti, dove ci sono quasi 2 milioni di detenuti, che si chiama Cognify. Sostanzialmente è un progetto di, tramite intelligenza artificiale, sottoporre i detenuti a particolari visioni evocate dall'intelligenza artificiale dopo complessi processi psicologici, psichiatrici, scannerizzazioni neurologiche, che rappresentino al detenuto la situazione di sofferenza della vittima del suo crimine e la facciano provare a lui, inducendo fra altre cose un particolare rallentamento dello scorrere del tempo. Adesso non entro nei dettagli, ma comunque un progetto di manipolazione della mente del detenuto per fargli interiorizzare la negatività di ciò che ha fatto grazie a questo complesso sistema di intelligenza artificiale. Riconoscimento facciale, che è già molto più diffuso di quanto noi non pensiamo, non c'è affatto solo in Cina, c'è in moltissimi altri paesi, praticamente ovunque, ora più, ora meno. Il riconoscimento facciale è gestito da intelligenza artificiale. Si sta accompagnando al riconoscimento vocale e al riconoscimento anche solo degli occhi, perché per difendere dal riconoscimento facciale tipicamente la persona si maschera, ma adesso in Palestina, per esempio, per sfuggire ai sistemi israeliani, quando parlano alterano anche la voce, non basta alterare il volto, bisogna mascherare la voce, perché basta la voce a riconoscere la persona. Quindi si sta arrivando in Cina a intelligenza artificiale a servizio della precrimine, che riconosce dall'andatura o dalla sudorazione se la persona sta per commettere un crimine. Statisticamente è così. La postura, la camminata, la gestualità di una persona che sta per compiere violenza, hanno capito che ha dei pattern di riconoscimento che il supercomputer riconosce. La polizia arriva e ferma la persona prima che abbia commesso il crimine. A questo punto penso che abbiamo evocato la potenza, la capacità selettiva di questo strumento, l'utilità se volete, ma anche i rischi che sicuramente ci sono. E rischi a volte molto consistenti, molto corposi. È uscito recentemente una specie di codice etico dell'Unione Europea su questo tema, stanno anzi abbondando i codici etici. Io ho una grande diffidenza verso i codici etici. Io sono per l'etica e soprattutto per la morale più che per i codici etici. Li ho visti in azienda. C'è stata un'età, fine anni 80, inizio anni 90, dove c'era stato Mani Pulite, se vi ricordate, e da quel momento tutte le aziende hanno avuto un progetto codice etico. Il codice etico è quella roba fatta alla quale continua tutto come prima, solo che c'è il codice etico, ecco. Cioè non è niente, in sostanza è niente. E il codice etico è l'opposto di un vero cammino verso la virtù e verso il bene. Quindi io ne diffido, ma se leggete il codice etico dell'Unione Europea, non sto a annoiarvi adesso, in teoria è molto, molto buono, appunto teoricamente. Vieta l'uso per la precrimine, vieta l'uso per il riconoscimento facciale, in teoria è abbastanza buono. Peccato che al centro del codice etico dell'Unione Europea c'è una cosa apparentemente innocente, e forse addirittura per gli ingenui buona, ma pericolosissima. C'è il riconoscimento automatico delle fake news. Cioè, mettono fra i 170 miliardi di parametri di intelligenza artificiale criteri automatici
che permettono al cervello elettronico di riconoscere affermazioni fatte sui social, fatte in un video, fatte in una conferenza che sta alla Mare di Stabia, magari, che il computer automaticamente riconosce come fake news. Ovviamente i criteri li mettono dei programmatori che ricevono indicazioni politiche da qualcuno che sa cosa vuole ottenere. E questo fa capire che in mezzo a mille cose che sembrano buone, che potremmo anche condividere, ce ne mettono una che da sola è sufficiente a far sì che si abbia un controllo praticamente assoluto di tutto ciò che compare nel mondo digitale. Sarà quasi impossibile riuscire effettivamente a comunicare contenuti che non siano completamente allineati alla politica di corretto. Faccio un rapidissimo inventario dei rischi, molto rapido, e poi concludo con una valutazione, diciamo, filosofica di quello che sta accadendo. Campo sanitario, cioè poi fra i relatori, ho salutato prima Paolo Gulisiano, che conosce molto bene questo tema. Fra i tanti rischi, vi è un rischio non piccolo: l'incidenza su assunzione, carriera, curriculum. In altre parole, la permeabilità tra database sanitari e loro commercializzazione, magari illegittima, ma vai a capire, big data è il petrolio del futuro, no? I dati medico-sanitari, che saranno sempre più legati a cartelle cliniche obbligatorie digitali, dove tutta la storia clinica del paziente è iscritta, potranno portare a, con l'intelligenza artificiale, a previsibilità sullo stato di salute della persona, sull'aspettativa di vita, sulle probabilità che prenda il cancro, che muoia di infarto. E queste cose non sono banali, sono importanti. Perché? Perché possono incidere sulle assunzioni. Posso in pochi secondi avere accesso ai dati della persona e sapere che in realtà la salute non è affidabile, perché dovrei assumere, scelgo un'altra persona. Ma di più, come in America già accade, posso incidere sui premi assicurativi, escludere da politiche assicurative, perché schiacciando un tasto so che quella persona ad altissimo tasso genetico di aspettativa cancro, perché conosco la storia della sua provenienza familiare. Sono grandissimi rischi. Non basta, abbiamo oltre al campo medico il campo scolastico. Voi sapete che l'Invalsi è un fortissimo strumento di controllo che sta diventando sempre più invasivo e cannibalizzando e deteriorando la vita scolastica, ma di fatto è una valutazione del potenziale altamente predittiva. Ho tutti i dati di rendimento di tutta la storia di uno studente di 19 anni che poi si affaccia al mondo universitario e del lavoro. Per le aziende è un boccone fin troppo ghiotto, ho già una sorta di curriculum profondo che mi permette di sapere a priori chi selezionare e chi non selezionare, quindi una fortissima incidenza sulle persone. Mondialismo, controllo sociale, crediti sociali, riconoscimento facciale, in Cina sono cose già molto operative. Di colpo ricevi la notizia che non puoi prendere più aerei. Perché? Perché sei sceso sotto una certa soglia di credito sociale. Non puoi più andare in treno per lo stesso motivo. Ma se ti comporti bene, riacquisti punteggio e puoi tornare a prendere il treno. Non puoi iscrivere il figlio all'università perché hai fatto un post contro il governo. Queste sono cose già operative. E la Cina, noi sappiamo che è il laboratorio che i grandi potentati finanziari hanno sviluppato per testare cose che non si potevano testare in paesi di origine, di tradizione cristiana, ma dalla Cina l'esperimento può essere allargato. No, addirittura in Cina fa vedere la faccia della persona che è meno credito e tu lo devi frequentare se lo scambio non è credito credito. Cioè. Sarà la cellula che è più cellulare, sta vicino a fare. Controllo sociale e transumanesimo, con progetti che conoscete bene, Neuralink, collegamento computer-mente, archiviazione dei dati di memoria su una base elettronica, con tutte le prospettive di pseudo-immortalità digitale che stanno alimentando attentamente. Ho concluso la parte tecnica e sottolineo, è un mezzo, non è quindi in sé né buono né cattivo, come tutti i mezzi, dipende dall'uso che se ne fa, la loro bontà o cattiveria. Un martello può servire per andare un chiodo o
a uccidere una persona. Ma attenzione però, è vero che è un metodo, ma non è solo un metodo come gli altri. E qui ci tengo a far notare questo: la strumentalità come categoria prometeica, no? La tecnica, Prometeo apre l'età della tecnica in un certo senso. Ebbene, qual è la differenza fra l'intelligenza artificiale e uno strumento che davvero merita il titolo di semplice strumento? Che lo strumento è alla mano, per dirla con essere tempo, è caratterizzato da Zoo on the Night, cioè è alla mano letteralmente, lo prendo in mano, lo uso, è un mio servo, è un prolungamento del mio corpo, è un rafforzamento della mia natura, non la negazione della natura. L'intelligenza artificiale, come tutto il mondo digitale, è pervasivo, avvolgente, non io lo uso, ma in un certo senso lei mi usa, mi forma, mi deforma, mi preforma, mi plasma. È l'uomo che diventa plastica, morbida, plastilina, nelle mani di uno strumento che è capace di pervadere tutta la persona e la sua vita, e che entro breve, con app universali e riconoscimento vocale di qualità inaudita, uno specialista ha detto, entro pochissimi anni, 5, 10 al massimo, sarà lo strumento più universale che esista, e le persone avranno molta più relazione con il loro assistente intelligenza artificiale residente su smartphone che con qualunque altra persona, dal cucinare al far l'orto a far qualunque cosa, a fare qualunque scelta anche sentimentale, perché ti fa anche training e ti aiuta a fare le scelte migliori sul piano sentimentale. Tutto, le più sottili questioni morali potremmo avere interrogando l'intelligenza artificiale. Quindi ci sarà una permeazione, una pervasività, una onnipresenza di questi strumenti. Apple sta per lanciare una nuova sveglia da comodino con intelligenza artificiale che fa praticamente tutto. E dunque, con ciò giungiamo un po' alla nostra conclusione, citando un grande filosofo che molti di voi conosceranno già, Marcel Decord, e chi conosce Marcel Decord sa perché lo cita. C'è un bellissimo... l'ultimo capitolo dei tre grandi sezioni dell'intelligenza in pericolo di morte, la grande opera di Decord che egli pubblica nel 1969, l'ultima sezione è dedicata all'informazione deformante. Nella seconda sezione attacca il mito della scienza, nella terza spiega che l'uomo moderno, siamo nel 69, è obbligato a essere informato, dipende dall'informazione. Perché? Perché l'uomo moderno, Decord, intuisce sulla scia di Cochin, il grandissimo Augustin Cochin, sulla scia di altri pensatori, e Ellul, intuisce che l'uomo moderno non vi è più in una società, ma in una dissocietà, come la chiama lui. Perché lo Stato moderno, da sempre totalitario, dal 1789, ma vorrei dire dal 1776 e forse dal 1649, dalla decapitazione di Carlo I Stuart, da sempre totalitario, da sempre bigotto moralista e pedagogo statalista, da sempre, lo Stato moderno è uno Stato totalitario, uno Stato bigotto, farisaico, con la fissazione educatrice che deve educare il cittadino, deve rifarlo. Esattamente. È questo. È in sé violento, è in sé hobbesiano. Hobbes è il profeta di tutta la modernità. E questo Stato, Descartes nota che poiché tutto ciò che è radice, vera cultura, nel senso tedesco di Bildung, cultura che forma in profondità l'uomo, tutto ciò che è vita spirituale trasmessa di padre in figlio, tutto ciò che è radici profonde del mio esistere in una terra, in un suolo, in una comunità, in una patria, le piccole patrie e le grandi patrie, tutto ciò che è memoria quindi, e che essendo memoria mi radica in un corpo intermedio naturale, mi radica in una vita vissuta insieme ad altri. Ebbene, questa vita organica, armoniosa, comunitaria, che è l'essenza poi di cristianità, di tutto il Medioevo, ma in realtà di ogni società, anche antica, è infranto. E su questa distruzione, che anche Ortega y Gasset ha notato perfettamente nella Ribellione delle Masse, si ha l'individuo puro, astratto,
atomo isolato in un formicaio insensato, privo di qualunque telos, di qualunque nomos, di qualunque senso, di qualunque verità. La città moderna megalopoli, di cui parla il grande Mumford, ha tutto in sé, tranne che la verità. È possibile tutto, fuorché avere la verità o parlare della verità o cercare la verità. Trovo tutto il resto, fuorché la verità. Quindi, fuorché Cristo, che è la verità. E in questo mondo, in questa dissocietà, De Cor lo chiama un formicaio, ma un formicaio è un pazzito, il cui ordine è esteriore, astratto, oppressivo o eccessivo. L'informazione è tutto. E come sapete si definisce dipendente da internet, dal cellulare, chi come ultima cosa prima di spegnere la luce e dormire guarda il cellulare e come prima quando si sveglia controlla i messaggi. Se c'è questo, se l'ultimo gesto è il primo, sono dipendente. Ricordatevelo bene. Poi posso parlare contro, ma io sono già dipendente, come un alcolista che parla male della grappa. Se l'ultimo gesto è il primo la mattina, quella specie di fremito ansioso, di segreta libidine di guardare che messaggi mi sono giunto, quale email mi sarà mai giunta, le notizie. Perché l'uomo moderno è vuoto, è povero, è triste, non prova più piacere in nulla, sappiatelo. È l'opposto di un vero edonista, nel senso sano, buono, cattolico. E quindi questo uomo triste, solo, isolato anche in famiglia, anche al ristorante, vedi le famiglie, i genitori e i figli guardano il cellulare anziché parlare tra di loro, è schiavo, questa dipendenza assoluta. E la dipendenza sarà, ve lo garantisco, totale. Chi può accedere a questi strumenti traendone frutto? Perché, vi ripeto, vi garantisco, è un grandissimo strumento se usato bene. Potete chiedere una bibliografia aggiornata in tutte le lingue del mondo sul tema voi più caro. L'ho fatto sul nazismo magico. Ho chiesto una bibliografia internazionale sul nazismo magico. Mi sono usciti un elenco di testi che io impiegavo un mese a trovare con le mie forze. Impressionante. Quindi, ma chi può usare questo strumento? Stessa a me decidere dai criteri parametralmente duri che un monaco certosino prossimo alla santità. Ma io voglio dirlo più semplicemente. Un adulto, un vero adulto, che si è già costruito con fatica una vera cultura. Allora, questa persona, se è una persona con una robusta vita spirituale, una robusta vita di preghiera, un profondo rapporto con i sacramenti, una grande fede, può usarlo. Può usarlo perché può usarlo soppesandone finemente gli output, i risultati. Ma chi non ha questa robusta vita di preghiera e non ha già una solida cultura, se volete un consiglio, non usatelo nemmeno per raccogliere i rapanelli. E tutto ciò, perché sta scoccando l'ora come Cenerentola, non vorrei perdere la scarpetta di cristallo lungo le scale, vorrei e potrei andare avanti, ma voglio rispettare la mia oretta. Chiudo con questa osservazione. Noi dobbiamo il convegno a questo scopo, essere in grado di dare un nome alle cose. L'uomo che non sa più dare un nome a ciò che accade è perduto. Io che sono un modesto avversario di Hegel, qua sono un po' con Hegel. Filosofia è il tempo presente nella forma del concetto. È il presente nella forma del concetto, cioè pensato autenticamente. Begriff, afferrare. In tedesco Begriff, concetto, indica proprio il gesto del grifone che afferra, con uncini d'acciaio. L'italiano fa capire meno bene questo gesto guerresco, no? Allora, hegelianamente, noi dobbiamo dare un nome a quello che sta accadendo. Io vi propongo la mia idea, poi voi valutatela con tutto lo spirito critico possibile. Sta accadendo questo, sta sorgendo, è già sorta, ma sta instaurandosi in modo, noi vedremo cose terribili, in modo totalizzante, una nuova religione. La religione della tecnoscienza, che è il riflesso religioso del nuovo Stato, che qualcuno ha chiamato il capitalismo della sorveglianza, un grande sociologo. Io lo chiamerei direttamente il totalitarismo della sorveglianza assoluta.
Noi già oggi siamo controllati come nessun tiranno totalitario novecentesco mai nemmeno immaginato che si potesse controllare le persone. Mai nemmeno immaginato. Mai nemmeno immaginato. Ho fatto un esperimento ieri che raccontavo a mia moglie, incredibile. Incredibile, non ho tempo di raccontarlo, ma fa capire che siamo... Quando l'amministratore delegato di Google ha detto conosciamo le persone, i loro pensieri e desideri molto meglio di come loro conoscono se stessi. Guardate, per finta, perché non è così, ma comunque in un certo senso, da un certo punto di vista, è vero. È impressionante quello che sanno. E quindi, con questi software predittivi, oracolari, profetici, che ti anticipano, questa religione ha i suoi vescovi, i suoi santi, i suoi sacerdoti. Steve Jobs, Zuckerberg, sono santoni laici, sono profeti laici, sono gli annunciatori di un nuovo verbo, di un nuovo evangelio, di un nuovo vangelo, cioè di una nuova buona notizia. Ma questa religione si accompagna a un modello di Stato. Questo Stato è il matriarcato perfetto, altro che patriarcato. Lo Stato totalitario obesiano in realtà è una super mamma, una mamma cannibalica, deforme, mostruosa, obesa, che ti dà tutto e ti produce quello che qualcuno ha chiamato una sorta di infantilismo eterno. Popoli interi, uomini, anche se crescono di età, invecchiano, poi muoiono, forse almeno per ora dovremmo riuscire anche a morire per qualche anno ancora, poi forse non ci faranno qualcosa di strano, dovremmo, abbiamo speranza di riuscire a morire. Ma si rimane imprigionati senza saperlo in una sorta di torbida e opaca infanzia che non finisce mai. Se volete, qualcuno arriva all'adolescenza, soffre un po' di più, ma il progetto politico supremo è il matriarcato, che come sapete nella storia non c'è mai stato, non si conosce una sola civiltà matriarcale, se non proprio cose rarissime, particolari, ma minime. Ma è oggi c'è matriarcato. Non è un caso che l'odio sociale per il patriarcato. E qual è l'essenza di questa religione della tecnoscienza? Che promette la salvezza, ma nel tempo, nella storia. È l'utopia della salvezza nella storia. Del regno, qui e adesso, non dopo. Non devo ammalarmi mai, devo essere curato sempre. La morte va spostata. È una cosa astratta. Non posso più anticiparla in nessun senso, non posso più impadronirmene spiritualmente, vivendo tutta la gloria e la povertà del mio essere un mortale. E Borges, in un bellissimo racconto sugli immortali, spiega molto bene da poeta qual è, che solo dove c'è la morte ci può essere poesia e tutto assume un sapore, un'intensità che gli immortali nel tempo e nella storia non possono conoscere, infelici, grigi, opachi, in quel bellissimo racconto dell'Aleph. Ebbene, l'essenza di questa religione è questo imprigionamento nell'infanzia, è questo dirti che puoi tutto, totalitarismo del nociano, della dissoluzione, puoi tutto, e con l'intelligenza artificiale veramente si potrà tutto. È appena arrivato Sora, un software che, se io parlo, crea un film perfetto di altissima qualità con le parole che io dico, riesce a trasformarlo in un filmato di altissima qualità. Voi capite che questo è il mondo nuovo, per l'uomo medio è la perfezione. Invece, in questo mondo, Descartes fa notare, perché Descartes come McLuhan lo capiscono già negli anni 50 e 60. E io ritengo McLuhan più profondo Descartes. McLuhan per me è il più grande filosofo del Novecento, ha visto cose che non abbiamo ancora capito cosa ha visto. Beh, McLuhan e Descartes la fanno notare che l'essenza del mondo dell'informazione, che è il nostro, perché è quello supremamente dell'intelligenza artificiale, è un mondo dove tutto diviene, si trasforma e non può non divenire, e dove c'è posto per tutto fuorché per ciò che è eterno e assoluto e non passibile di divenire. E qui noi capiamo il modernismo, perché oggi un sacerdote, un vescovo, un cristiano che avesse il coraggio ancora
pubblicamente, di parlare dell'immutabilità del dogma, è a dir poco ridicolizzato. Ma non lo dico, non oggi, già inizio 800, in pieno romanticismo, Hegel, che aveva già perso la sua fede protestante a Tubinga, dice che, parafraso, non è la citazione esatta, è ridicolo. Oggi siamo all'inizio del processo romantico, nessuno più osa più, quasi neppure i pastori, parlare di verità immutabile e di dogmi non soggetti a divenire. Se il mondo, l'umanità dissociata, la storia sono il divino in marcia verso le migliori sorti progressive, verso il regno, l'Eden su questa terra, il mito del mondo nuovo, l'unico atto empio e sacrilego che possiamo porre in essere è credere fermamente, anche solo nel segreto del nostro cuore, in Cristo, verità che non muta, e nel suo insegnamento, verità intramontabili e non soggette a divenire. Grazie.